su alcune cose magari le riprenderemo nel corso anche della nostra discussione. Ora chiederei appunto a Jorgen Randers, che è stato più volte citato, di prendere se vuole parlare direttamente dal tavolo, oppure se vuole andare, it's up to you. If you want to speak to, okay, you can take the floor. This one, I think it works, I hope so. Ok, è stato presentato molto sinteticamente da Gianfranco, sarebbe da leggere per un quarto, 20 minuti, insomma, il curriculum di questo straordinario personaggio. Voglio solo ricordare, ecco, che uno appunto dei coautori, quindi del famoso libro che è stato ricordato prima, Limits to Growth, in inglese, tradotto in italiano come Limiti allo sviluppo. A me questa è una cosa che mi ha sempre, io da entomologo mi sono sempre chiesto come mai questa cosa, poi chiaramente c'era un ragionamento sotto, perché avevo sempre in mente lo sviluppo di una farfalla, no? Cioè la vita di una farfalla che da uovo fino a crisalide cresce, e poi da crisalide, nel momento in cui smette di mangiare il bruco, si trasforma in crisalide e diventa una farfalla. Io ho sempre associato quello allo sviluppo e il resto alla crescita. E quindi come biologo non capivo questa traduzione, questa differenza. Ci sarebbe, credo, da discutere molto, mi guardo in maniera molto... Molto strano. I am talking about okay, you need... I was just talking about the difference between growth and development, and the original book was Limit to Growth, and was the translation in Italy was Limits to Development. Really? Yes, more or less. It was in this way, but in questo libro, in the new way, this is growth. So it's correct. Anyway, I give you the floor, please, Jorgen Randers. We will listen very carefully to your presentation. Thank you very much for being here. Buongiorno. Parlerò del report chiamato La trasformazione è fattibile. E questo è stato presentato 2 giorni fa in occasione del 50° anniversario del Club di Roma. Il motivo per cui desidero parlarvi di questa relazione è perché è un fantastico esempio della importanza del lavoro che voi fate, ovvero la raccolta dati. Il lavoro che noi abbiamo svolto non avrebbe mai potuto essere possibile senza tutta quella serie di dati temporali e flussi di dati sulle quali noi poggiamo le nostre conclusioni e le nostre analisi. Quindi desidero innanzitutto dirvi e sollecitarvi a non mollare, continuare a fare questo fantastico lavoro. Per persone come noi questo lavoro è assolutamente essenziale, e come potrete vedere nella parte finale della mia presentazione indico alcune direttive su dove dovreste concentrare la vostra attenzione statistica in futuro per poter misurare molto chiaramente queste cose che saranno molto importanti per il futuro. Ecco, questa è un po' l'idea generale. Farò una rapida rassegna dell'analisi, però ciò su cui dovrete riflettere successivamente è come applicare tutto questo nell'ambito della vostra pianificazione strategica. Questo nuovo rapporto al Club di Roma si chiama La trasformazione è fattibile. All'inizio
si era detto che la trasformazione è necessaria, era un richiamo alla trasformazione, però noi abbiamo pensato che è importante non essere negativi, quindi è meglio dire che è necessario e che è fattibile, possibile, quindi è questo è il messaggio politico che esce fuori dal rapporto. Abbiamo iniziato ponendo queste domande. Le domande scientifiche che ci siamo posti sono: se la società globale continua a comportarsi come si sta comportando abitualmente, quanti delle 17 obiettivi di sviluppo sostenibile verranno raggiunti entro il 2030? La triste conclusione è che pochi di questi verranno a essere raggiunti nel 2030. La domanda da porsi è stata: ma allora quanti verranno raggiunti entro il 2050? Poi, per poter rispondere a questa domanda, bisogna fare delle ipotesi su come la società andrà a reagire a questa sfida. Si tratta quindi di un'analisi approfondita su come le società, gli individui, le nazioni, le città, il pianeta andrà a rispondere, a reagire laddove le condizioni cambieranno, evolveranno nei prossimi 30 anni, quali decisioni verranno prese e quali verranno rimandate. Per poter fare delle ipotesi ragionevoli su come la società potrà reagire ai problemi emergenti, noi usiamo le statistiche, ecco perché qui esce fuori il vostro ruolo. Noi facciamo un'estrazione da un grande database su come le decisioni sono state prese negli ultimi anni, 20, 30, 40 anni, quindi estrapoliamo dei parametri per poter poi definire un'ipotesi empirica basata su dati scientifici per le decisioni che verranno prese negli anni futuri. Ora, la cosa importante anche che è collegata a ISPRA è la domanda numero due, ovvero non è solo una questione se noi raggiungeremo o meno gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la domanda è quale sarà la pressione conseguente sul pianeta e questo è fattibile? È fattibile entro i limiti di cui ha parlato l'oratore. Quindi, quale sarà la pressione o le pressioni sull'ambiente? Quindi ci sono varie dimensioni sull'ambiente entro il 2030-2050. E poi la terza domanda è la seguente. Poiché lo scenario che esce fuori è relativamente negativo, cosa si può fare? C'è qualcosa che è tecnicamente fattibile e politicamente fattibile per promuovere la reazione degli esseri umani alla crisi incombente? Questa è un po' la logica del rapporto. Per poter fare il lavoro, e questo è fatto apposta proprio perché non lo potete leggere, ossia questo è per dire che questi sono centinaia e migliaia di data points che sono creati in tre modelli che andranno a sviluppare uno scenari futuri, l'altro l'aspetto socio-economico e l'altro modello invece che guarda l'aspetto ambientale, e poi ci sono gli indicatori di performance che vanno a dire in quale misura gli obiettivi di sviluppo sostenibile verranno raggiunti e quale sarà la pressione sui confini planetari, e poi in basso a destra è l'indice del benessere, ovvero cerchiamo di raccogliere tutto questo e condensarlo in quello che potrà essere il benessere soggettivo per la maggior parte delle persone. Quindi noi escludiamo l'elite, noi cerchiamo di vedere l'80% della popolazione come andrà, come sarà come a livello di benessere. Ora non parlerò di quest'ultimo punto per via di una mancanza di tempo, però anche questo è un aspetto interessante che vi invito a guardare nel rapporto. Questo rapporto è disponibile nel sito del Club di Roma e poi anche tutta la parte disponibile nel sito web, comunque tutto questo è disponibile, ripeto, è di dominio pubblico.
Domanda 1, prima domanda. Quanti obiettivi dello sviluppo sostenibile verranno raggiunti? Abbiamo sviluppato un indicatore per ognuno di questi obiettivi e poi abbiamo raccolto i dati statistici, quindi prima la popolazione e la povertà, quindi vediamo che la povertà ha un abbassamento. Dal 2018 poi abbiamo la previsione di quanto avverrà con la povertà qui con l'andamento verso la destra, e questo è stato fatto per i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo scelto un indicatore, non so, la speranza di vita, per quanti anni si va a scuola, quanti figli si fanno, poi la salute materna e via dicendo, e abbiamo scelto tutti questi parametri. Poi abbiamo regionalizzato il mondo in 7 regioni e abbiamo fatto il calcolo di quanti sono poveri, quanto sono in salute e via dicendo. Quindi un indicatore per ognuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile diventa veramente molto intricato, molto complesso e quindi molto complesso. E l'abbiamo fatto per tutti i 17 degli obiettivi. Come potete vedere, in alcuni casi il mondo passa dal territorio rosso a quello giallo e a verde, il che vuol dire che l'obiettivo di sviluppo sostenibile viene raggiunto nel tempo. E in altri casi invece è il contrario, come per esempio il riscaldamento terrestre continuerà a aumentare negli anni futuri e quindi vuol dire che andiamo sempre più nel territorio rosso. L'unico modo per cercare di capire cosa sta avvenendo è cercare di fare un riassunto. Questa slide fa vedere quanti obiettivi verranno raggiunti come funzione temporale dal 1980 al 2050. Se noi vediamo la linea blu in alto, questo per gli Stati Uniti. Vediamo che progressivamente all'inizio avevano raggiunto circa 14 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel tempo questo numero scende, negli USA quindi sta andando nella direzione sbagliata, e questo perché le condizioni ambientali non andranno a migliorare bensì a peggiorare nel tempo. E poiché gli obiettivi sociali sono quello che sono negli USA, ci ha un abbassamento per motivi ambientali e per via della iniquità. La società americana si sta spostando dove la elite ha sempre di più del reddito e del benessere, e di conseguenza il discorso equità, l'obiettivo di sviluppo sostenibile, ne risente maggiormente. Vediamo la linea verde, Europa essenzialmente segue lo stesso andamento degli USA, e poi la linea rossa è la Cina, e vediamo che la Cina va da non aver raggiunto molti degli obiettivi sostenibili fino al 2000. Negli ultimi 18 anni la Cina ha avuto un forte spostamento verso maggiore soddisfazione degli obiettivi, e continuerà in questo senso nei prossimi 30 anni. In questo caso l'Africa è quella che sta più indietro, dove un numero molto basso di obiettivi verrà raggiunto. Questo in base sempre alla nostra analisi. Abbiamo poi cercato di riassumere a livello globale, questa è la linea blu, se noi diciamo, supponendo che le cose continuano come sempre, ossia che le nazioni risponderanno in modo convenzionale alle nuove situazioni, avremo un andamento verso il positivo. Dal raggiungimento di 9 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2030, il numero sarà 10.5,
Quindi andrà meglio, però saremo ancora ben lungi dai 17 obiettivi, che sarebbe poi l'obiettivo delle Nazioni Unite. E poi se andiamo al 2050, quindi permettiamo molto più tempo per lavorarci sopra, si vede che a meno che non si cambia in modo veramente sostanziale le politiche e le azioni delle nazioni del mondo, noi non andremo molto avanti. Ecco, raggiungeremo più o meno 12 obiettivi. E poi alla fine del periodo vediamo la linea blu che comincia a scendere, ossia i confini planetari vengono superati e quindi si ha un movimento a ritroso. Pressione. Ho parlato della misura in cui la società globale raggiungerà gli obiettivi. Il costo di tutto questo è pressione sui confini planetari che sono stati vietati 10 anni fa e di cui Gianfranco ci ha parlato poc'anzi. E qui facciamo la stessa cosa per ognuno dei 9 confini planetari. Quindi vediamo in alto, vediamo il confine planetario numero 1, ossia il riscaldamento terrestre, in cui la società ha deciso di rimanere al di sotto di più 1,5 gradi, che corrisponde a questa fascia gialla. E poi vediamo la temperatura, secondo i nostri modelli continuerà ad aumentare fino al 2050, quindi vuol dire uno spostamento negativo e quindi ci sarà un innalzamento della temperatura. Però se vediamo a destra vediamo anche il depauperamento dello strato dell'ozono, il buco dell'ozono e gli inquinanti che vanno a impattare sull'ozono caleranno, per cui passeremo dalla fascia rossa a quella gialla, poi verso il verde. Poi acidificazione degli oceani, punto 3, l'acidificazione dell'oceano aumenterà sempre di più, ma non in modo sostanziale. Poi il depauperamento delle foreste, qui continueranno a essere tagliate le foreste, anche se si cercherà di fare qualche cosa per limitare tutto questo fenomeno, l'azione non sarà sufficiente per evitare un ulteriore degrado. E poi vediamo anche l'uso eccessivo dell'acqua dolce, quindi vediamo dal verde all'arancione e poi vicino al rosso nei prossimi 50 la biodiversità, la perdita della biodiversità continua verso il basso, inquinamento atmosferico. Questo è un aspetto positivo in cui noi prevediamo che quello negativo in Cina sparirà rapidamente, in questo modo andrà a migliorare il benessere dei cinesi e anche l'equità. E poi qui di nuovo diventa estremamente complesso perché ci sono così tanti grafici, quindi cerchiamo di fare un po' un'aggregazione dei dati in quella che noi definiamo il margine di sicurezza, ovvero quanti di questi 9 confini planetari devono essere ancora raggiunti? Cioè, se questo indice è 9 vuol dire che non abbiamo superato il limite, ma in realtà anche nel 1980 avevamo superato un limite e poi da allora abbiamo superato 4-5. Quindi la linea blu, diciamo, sta scendendo quando raggiunge 0, vuol dire che non abbiamo più il margine di sicurezza e siamo al limite per tutti i 9 confini. La nostra previsione essenzialmente è che anche il mancato raggiungimento degli obiettivi va di pari passo con l'aumento della pressione sul pianeta. Quindi diciamo non c'è un crollo totale, cioè le cose stanno semplicemente diventando sempre meno positive, cioè non è che il mondo andrà a scomparire in modo assoluto. Ecco, quindi questo è l'aspetto negativo, cioè noi diciamo che se noi continuiamo a comportarci in modo in cui ci siamo comportati in passato, questo è, ossia non raggiungeremo gli obiettivi di sviluppo sostenibile e
aumenteremo l'onere ambientale, la pressione. Allora, la domanda da porsi è: cosa si può fare? Abbiamo fatto 3 esperimenti nel nostro rapporto. Uno, per rispondere ai politici, alle persone che dicono cosa è necessario per risolvere il problema? Beh, ci vogliono più soldi. Se c'hai più soldi, allora puoi risolvere tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora abbiamo fatto uno scenario in cui abbiamo detto, vabbè, allora supponiamo che il mondo si organizza e riesce a aumentare il tasso di crescita economico globale di 1% all'anno, quindi invece di il PIL crescere 2,5% all'anno, cresce 3,5% all'anno. Supponiamo che si fa solo questo e che poi questi soldi vengono utilizzati per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E l'aspetto negativo, allora vediamo qui a sinistra, abbiamo la stessa curva che fa vedere quanti obiettivi vengono raggiunti in futuro. La linea blu è la routine, la linea rossa è cosa accade se spendiamo più soldi in questo campo. E come potete vedere la situazione un po' migliora a breve, ma non è veramente sostanziale a lungo termine, perché ovviamente quando tu aumenti l'attività economica sul pianeta spingi ancora di più sui confini planetari e quindi soddisfi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sociale, però a scapito di quell'aspetto ambientale. E poi questo è l'altro esperimento numero 2, ossia diciamo va bene, ok, non aumentiamo il tasso di crescita economica, però cerchiamo di essere più intelligenti nel modo in cui cerchiamo di raggiungere i 17 obiettivi. E come potete vedere, a breve termine un po' funziona e forse anche a lungo termine, però non è che cambia le cose in modo sostanziale. Questa è la conclusione principale dall'analisi delle politiche, ovvero non è che cambia poi così tanto accelerare la tassa di crescita economica, perché se lo fai, fai l'effetto nocivo è pari a quello del passato e non è che c'è quindi un grande raggiungimento su questi obiettivi. Cioè sì, aiuta, però non è che risolve tutti i problemi. Allora la domanda da porsi è: c'è qualcosa che si può fare per seguire la linea verde, ovvero noi riusciamo a raggiungere tutti gli obiettivi entro il 2050? E si cerca anche di ripristinare la capacità terrestre, quindi ci si allontana dall'abisso e si cerca di rientrare a livello di sicurezza. L'abbiamo fatto in questo nostro studio, anche in quelli passati, e siamo giunti a queste conclusioni. E 4 cose possono essere fatte. Queste 4 cose, se implementate, possono veramente risolvere il problema. Naturalmente siamo perfettamente consapevoli del fatto che queste non sono cose politicamente possibili, quindi probabilmente questo è improbabile che accada, però comunque questo è ciò che è necessario. È tecnicamente fattibile. Allora, punto 1. Non utilizzare più in modo repentino l'oil and gas, cioè arrivare a zero entro il 2050. Bisogna ricordare che il 70% di tutti gli effetti serra, tutto l'effetto serra viene appunto dal fatto di uso di questi combustibili fossili, quindi non utilizzarli più per produrre elettricità, per l'uso della macchina, per il riscaldamento. Ecco, se lo fai nel giro dei prossimi 20 anni, ecco, questa è la nostra raccomandazione numero 1.
Poi la seconda raccomandazione è di spostare il sistema agricolo del mondo dal suo attuale sistema non sostenibile in un modo più sostenibile. Questo è importante perché stiamo parlando, non so, l'agricoltura contribuisce al 20% degli effetti del gas effetto serra, quindi se tu fai fare un ammodernamento dell'agricoltura, ecco, questo può risolvere il problema. Punto terzo. Questa è la conclusione forse più rivoluzionaria. Noi diciamo, parliamo di, non so, 50 anni in cui cerchiamo di eliminare la povertà. Tutti ci hanno provato, l'India, l'Africa, la Cina, tutti ci hanno provato. Allora, gli unici che sono riusciti a fare qualche cosa in modo significativo sono i cinesi. E quindi il nostro parere è basato in modo empirico. Loro sono riusciti a togliere 700 milioni di persone dalla povertà in 40 anni. E ancora si dice che bisognerebbe seguire il consenso di Washington e cercare di sviluppare l'economia di mercato nel terzo mondo, e quando migliore per risolvere il problema. Noi diciamo che i dati empirici ci indicano che il metodo convenzionale non funziona, e abbiamo invece un caso in cui qualcuno ci è riuscito. Ecco, allora forse bisognerebbe seguire quel modello invece del modello occidentale. Poi, punto quarto, è molto evidente, è ridistribuzione del reddito. Allora, il costo totale dell'attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibili in modo in un'economia di tipo centralistico nell'ordine 1-2% del PIL, quindi 1-2% del PIL mondiale. Quindi, chiedi al 10% degli uomini più ricchi del mondo di pagare quell'1-2% in più in imposte aggiuntive per risolvere i problemi, naturalmente, ecco, ci sarà sicuramente, il 90% non è ricco, quindi ecco, anche questo è fattibile in una democrazia. Questo è quello che stanno già facendo i cinesi. E poi il punto 5, ecco, è molto importante continuare ridurre la fertilità, soprattutto nel mondo ricco, perché le persone ricche hanno un'impronta molto più forte che non in India, però anche qui bisogna farlo in India. Ecco, ecco, queste sono tutte le raccomandazioni che noi abbiamo, questo è quello che dovrebbe essere fatto. E se tutto questo fosse fatto, noi andremo a finire nel punto in alto a sinistra. Grazie della vostra attenzione.